Modrov, che dialogherà insieme al segretario generale del Partito Comunista Marco Rizzo a proposito della storia della DDR. Tutto nasce da un libro che la casa editrice Mimesis, per la quale io parlo in questo momento, ha pubblicato di recente. Pur essendo stato pubblicato in Germania nel lontano 1998, nessuno aveva pensato di interrogare uno degli ultimi presidenti della DDR, anzi l'ultimo presidente del Consiglio della DDR, che già appunto nel 1998 aveva pubblicato questo libro che per Mimesis si intitola La perestroica e la fine della DDR, come sono andate veramente le cose. Prima di iniziare a presentare i nostri ospiti, passo però il microfono a Bruno Casati, presidente dell'Associazione Culturale Concerto Marchesi, che come casa editrice ringraziamo per averci ospitato e che vuole fare giustamente un saluto prima di iniziare. Grazie a tutti. Ospitato e ci scusiamo che la sala non contiene tutti i compagni e le compagne che verranno. Detto questo, volevo soltanto dire che in questa sala che vi ospita, questa è la sede del Centro Culturale Concerto Marchesi e la sala è della cooperativa Aurora. È in questa sala che si riunivano, Marco lo sa bene, i dissidenti del Partito Comunista 40 anni fa, quando nel Partito Comunista si mettevano in discussione la politica di Berlinguer, politica internazionale di Berlinguer, la politica che poi avrebbe portato ai sacrifici senza contropartite. Discutevamo dentro qui, e dentro qui si era anche, come dire, presa posizione da parte dell'associazione, che allora era molto robusta e molto, molto partecipata, degli amici di Italia di Nier. Noi sappiamo che il compagno Modrov curava per conto del partito, allora di Nier, i rapporti con l'Ipsia, e l'Ipsia era il punto di riferimento dei compagni di Milano e non solo di Milano. È per tutte queste ragioni, ma solo a considerazione, che noi oggi qui non ci siamo assolutamente uniti al coro un po' disgustoso che ha celebrato la caduta del muro qualche giorno fa. Noi siamo un'altra cosa. Noi eravamo addolorati nel 1989 perché avevamo già capito, e purtroppo i fatti ci hanno dato ragione, che sulle macerie del muro poi sarebbe passata la globalizzazione capitalistica, è passato anche altro, è passato il riconoscimento della disgregazione della Jugoslavia e quindi è passata anche la guerra. Ora noi staremo molto attenti alle cose che ci dirà, oltre che Marco, il compagno Modrov, che ringraziamo per essere qui presenti. Ricordiamo soltanto una cosa, l'ultimissima. Noi non abbiamo festeggiato assolutamente il 9 di novembre, e questo è del tutto ovvio, perché per noi del Circolo Culturale Concerto Marchesi e per molti compagni qui di Milano c'è soltanto una data di novembre da festeggiare, ed è il 7 novembre di Milano. Prima di iniziare alcune richieste, per quanto riguarda le domande, noi proveremo ovviamente poi alla fine a riservare un po' di tempo per eventuali domande del pubblico. Ovviamente vi chiediamo sinora il massimo della disciplina, visto che siamo in tanti, e quindi il fatto di fare domande molto concise e che siano inerenti, diciamo, l'argomento del dibattito di quest'oggi, evitando palizzi politici, perché evidentemente non c'è lo spazio più che altro per potervi fare. Prima di iniziare con alcune tracce che suggeriranno la discussione di oggi, alcune note su chi è Hans Modrov, brevissime. Hans Modrov ha studiato lungamente negli anni 50, dopo essere stato prigioniero dei sovietici, perché era un soldato della Wehrmacht. Si è laureato a Mosca in scienze sociali ed economia. Nel 1958 è diventato membro della Volkskammer nella DDR. Nel 1961 diventa responsabile della propaganda e segretario distrettuale a Berlino per la SED.
e dal 1967 al 1989 è stato nel comitato centrale della SET. Dal 13 novembre del 1989 al 12 aprile del 1990 è stato presidente del Consiglio dei Ministri della DDR, che stava passando, diciamo, a quella che Vladimiro Giacchè giustamente ha definito l'Anschluss, cioè l'annessione della DDR nella Bundes Repubblica. Io direi che proporrò delle tracce che serviranno anche a sviluppare l'argomento dal punto di vista più politico generale, poi cercheremo di entrare maggiormente nel dettaglio. La prima domanda che proporrei ad Hans, e che poi invito anche il nostro altro graditissimo ospite Marco Rizzo di sviluppare, è questa. Intanto ringrazio anche Luigi Caselli che si occuperà della traduzione. Quando parliamo del crollo della DDR, è giusto limitarci all'analisi delle decisioni prese dai vertici politici, dai comitati centrali e dai politburo, o dovremmo anche interrogarci sulle ragioni più profonde che portarono a quel crollo, visto che lo stesso crollo, talvolta con le stesse modalità, avvenne quasi contemporaneamente in tutta l'Europa orientale? In altre parole, perché quel crollo così repentino non si verificò, ad esempio, negli stessi anni a Cuba o anche subito dopo, piuttosto che in Cina? Zunächst ein persönliches Wort. Herzlichen Dank für die Einladung, heute hier in Milano miteinander einen Dialog, eine Diskussion zu führen, die ja nicht nur Frage der Geschichte, sondern wirklich auch eine Frage der Gegenwart und der Zukunft ist. Die Frage, die hier jetzt gestellt wurde, zieht sich auf die DDR, auf das Politbüro des ZK der SED. Was soll man genauer und gründlicher studieren und worüber muss man nachdenken, wenn es um die DDR geht? Die DDR hat sich erst 1949 bilden können, das heißt 4 Jahre nach dem Ende des Krieges. Vorher waren alle Entscheidungen der sowjetischen Militäradministration, die das Profil bestimmten. Dunque, prima di tutto volevo ringraziarvi per avermi invitato e voglio rispondere a questa domanda, la prima domanda, che riguarda la questione non solo storica, ma anche la questione del presente e anche del futuro dei nostri paesi. Dovremmo anche analizzare insieme le decisioni prese dagli altri, al politico della SED, ragionarci sopra, capire e poi trarre le nostre conclusioni. Prima di tutto volevo sottolineare una cosa: la DDR viene creata, viene fondata nel 1949. Dal 1945 al 1949 per 4 anni erano le autorità sovietiche che avevano occupato il territorio della DDR nei combattimenti della Seconda Guerra Mondiale a dettare le condizioni per quel periodo nella DDR. Das sage ich nicht, um eine Distanz zur sowjetischen Militäradministration zu bekommen, sondern vielmehr darum, dass die eigentlichen revolutionären Elemente, die Enteignung der Konzerne, der Banken, die Bestrafung der Kriegsverbrecher, eine Bodenreform 1946 unter den Bedingungen durchgeführt worden sind, die der Sieg der Sowjetunion über den Hitler-Faschismus geschaffen hat. Dunque, e con questo non voglio prendere distanze da le decisioni
dell'Unione Sovietica. Anzi, bisogna ricordare che era prevista l'espropriazione delle banche, delle fabbriche, la collettivizzazione della terra e anche la punizione per i criminali di guerra nazisti che avevano fatto quello che avevano fatto. Dunque, bisogna dunque partire da questi elementi per capire quello che succederà. Als 1949 die Teilung Deutschlands mit der Bildung von zwei Staaten vollzogen wurde, ging die Bundesrepublik Deutschland davon aus, dass sie die Fortsetzung des Deutschen Reiches sei, während wir bei der Gründung der DDR eindeutig erklärten, wir sind eine antifaschistisch-demokratische Ordnung. Den Aufbau des Sozialismus beschloss das zweite Kongress der SED im Jahre 1952. Dann beginnt eine sozialistische Entwicklung in der DDR. Dunque, nel 1949 la Germania è stata divisa. A Occidente uno Stato si era creato che si considerava come continuazione dell'antico Reich tedesco, mentre nella parte orientale, noi la DDR nel 1949 pensavamo di compiere una rivoluzione socialista. Dunque, creare un ordine antifascista, anticapitalista, e la decisione parlamentare fu presa al secondo congresso della SED, del Partito Socialista Unificato della Germania Orientale, nel 1959. E così inizia per noi la costruzione del socialismo. Und das war zugleich der Beginn und die Zeit des Kalten Krieges, wo es darum ging, wie wird sich die Zukunft im Osten weiterentwickeln und gestalten, was geschieht im Westen. Aber es war vor allem die Frage, gehen wir aus einem kalten in einen heißen Krieg? Und dieses Problem begleitete uns, solange die DDR existiert hat. Quel periodo corrisponde anche, quando parliamo degli anni 50, inizio anni 50, corrisponde all'inizio della guerra fredda. E noi nella DDR ci siamo sempre chiesti, ma questa guerra fredda non rischia di diventare una guerra calda? E questa domanda ha sempre inciso molto sulle decisioni che abbiamo preso nel nostro paese. Und was das Politbüro anbetrifft, gab und gibt es natürlich vor allem die Frage der Generalsekretäre, die an der Spitze standen. Das sind etwa die Phasen, mit denen man sich auseinandersetzen und prüfen muss. Die erste Phase mit Politbüro geht in der Tat bis zum Tod Walter Ulbrichts im Jahre 1973, das ist eine Phase, wo klar und deutlich ist, Ulbricht wird gestürzt, das ist 71, und Honecker übernimmt die Verantwortung, das geht bis 1989 im Oktober, dann gibt es eine ganz kurze Phase mit Egon Krenz, die bis zum Dezember 1990 geht. Jeder Abschnitt hat seine Spezifik, jeder Abschnitt unterscheidet sich in den Formen, mit denen wir in der DDR Sozialismus aufbauten und Zukunft für uns auf deutschem Boden für einen Sozialismus gesehen, gestaltet und gewollt haben. Dunque, lo sviluppo della DDR è
caratterizzata dal cambiamento all'interno dell'ufficio politico dell'SD. La prima fase è caratterizzata dalla presenza di Walter Lubrecht fino al 1971, lui poi morirà nel 73, è stato estromesso nel 71. Poi è stato sostituito da Erich Honecker, che mantiene le redini fino al 1989, c'è la breve fase di Egon Krenz fino al dicembre 1990. Dunque, a queste quattro fasi corrispondono quattro modi anche di affrontare la questione dell'edificazione del socialismo. Was die internationale Solidarität für die DDR betrifft, so kann ich nur eines vor allem betonen und sagen, die Solidarität wurde durch, wie es hier auch in diesem Raum geschehen ist, nicht nur durch Kommunisten, sondern es war ja vor allem das Große und Bedeutende für uns in der DDR, dass die Kommunisten in den westeuropäischen Staaten eine breite Bündnisbewegung für die DDR in Bewegung brachten und wir nicht immer nur eingeengt diskutierten. Vom Bezirk Dresden, in dem ich Verantwortung getragen habe, war es immer so, dass wir vor allem mit der Region Florenz und in Frankreich mit Elsass und Straßburg Kontakte hatten. Während meiner politischen Arbeit in Berlin war vor allem die Frage, dass wir ja selber mit West-Berlin ein kapitalistisches System gegenüber hatten. Und da war unsere Partei, die Sozialistische Einheitspartei Deutschland bis 1961, eine Partei, die für ganz Berlin wirkte. Ich habe 1958 in West-Berlin fürs Abgeordnetenhaus kandidiert. Unsere Partei war zugelassen und wir kämpften dort. Quello che è importante per noi è stata sempre anche la solidarietà da parte di amici che abbiamo nel mondo. Come si vede già qui, possiamo contare su tante persone che, e non erano solo i comunisti ad essere nostri amici. Abbiamo sempre lavorato, per esempio nel caso mio, che ero di Dresda, mi sono occupato dei rapporti con la città di Firenze. Se consideriamo lo sviluppo con la Francia, eravamo dei forti legami con l'Alsazia, con Strasburgo. Poi addirittura anche nella stessa città di Berlino, fino al 1961, la SED, dunque il Partito Socialista Unificato Tedesco, era presente come partito attivo unico nella Germania, Berlino Ovest, anche Berlino Ovest, e anche si candidava anche per le elezioni politiche. Und für die Solidarität von damals kann ich nur heute wiederholen vielen solidarischen Dank und jederzeit wollen auch wir heute versuchen, und ich glaube auch unser Dialog heute kann dazu beitragen, dass wir nicht die alten Wunden lecken, sondern dass wir darüber diskutieren, wie wir Marxisten, Sozialisten, Kommunisten, wie wir weiter miteinander in die Zukunft gehen und Fragen dazu, glaube ich, bewegen uns heute alle und sehr tief. Proprio volevo ringraziare anche i compagni presenti e anche i compagni che negli anni sono dati da fare per dimostrare la solidarietà con la DDR e con le forze che operano ancora oggi in quel paese o nella Germania. Proprio oggi è importante perché
possiamo sin da oggi, anche con questo incontro, risaldare amicizie, ci vuole dire la sua. Ma io credo sia giusto fare una riflessione che è quella legata a quanto è stata commemorata questa caduta del muro dopo 30 anni. Avviene in un periodo storico dove ci hanno insegnato, ci hanno detto, il senso comune si è catalizzato sul fatto che il comunismo è fallito, che il comunismo non c'è più, che questa idea di speranza, di giustizia sociale, di libertà sia stata annichilita dalla storia. La domanda che ci viene però da porci, se hanno così stravinto, perché hanno dovuto in questa fase? Non c'è una rivista italiana che non abbia fatto un numero monografico sulla caduta del muro di Berlino e sulla svolta della Bologna, perché noi qua siamo nel paese dove c'era il più grande partito comunista d'Occidente, che certamente interagiva. Noi l'abbiamo definita con Bruno Casati e tanti altri la mutazione genetica di quel partito, però interagiva con quello che avveniva nei paesi del socialismo reale e nell'Unione Sovietica. E allora, se siamo così sconfitti, perché hanno bisogno di rimarcare così tanto questa storia? Se siamo così sconfitti, perché il Parlamento europeo, badate, una cosa bizzarra, originale, un Parlamento non scrive la storia. Il Parlamento europeo si è preso la briga di costruire un'analisi storica che in terza media porterebbe alla bocciatura, con una equiparazione tra comunismo e nazismo. E questa è stata votata dal Parlamento. L'originalità è il fatto che un Parlamento non scrive la storia la fanno gli storici. L'attualità è il fatto che evidentemente questa nostra idea, l'idea di un mondo diverso, di un mondo basato non sul profitto, di un mondo che grazie proprio oggi alla tecnologia, all'innovazione tecnologica, al progresso, alla scienza, potrebbe portare a un sistema diverso. Forse di questo hanno paura, hanno una tremenda paura. Non sono preoccupati dalle nuove forme della politica. Penso qua in Italia a questo movimento che spero sia transitorio, detto 5 Stelle, no? Ma hanno bisogno di fermare l'unico pericolo, cioè quello ideologico, politico, teorico, che consente un altro modello di società. E oggi, ripeto, grazie alla scienza e alla tecnica, sarebbe possibile. Sono terrorizzati, sono in una crisi profonda di questo sistema che sta distruggendo il mondo, che ripropone la guerra come soluzione per le controversie politiche, ed è per questo motivo che fanno questo tipo di celebrazione. E allora noi dobbiamo, con la nostra forza, rispondere. E qua io credo che, voi sapete che come Partito Comunista siamo sostenitori di una tesi, la nostra tesi è molto semplice e molto chiara, provo a scandirla piano così anche il traduttore può spiegarlo bene anche ad Hans Motto. La nostra tesi è che il socialismo, quello che abbiamo conosciuto, non è fallito, è fallita la sua revisione, cioè tutti i tentativi che dopo il 53 e il 56 sono arrivati in quella parte del mondo, erano tentativi di revisionare il socialismo dal punto di vista, penso, economico, con l'introduzione dell'economia parallela, dell'economia privata, della seconda economia, come la vogliamo definire, e con la destrutturazione dell'idea di partito. Poco alla volta si è arrivati, foglia dopo foglia di questo carciofo, si è arrivati poi a Gorbaciov e alla famosa perestroica, e qua per rispondere alla domanda e non nascondersi dietro un dito, che credo che sia la motivazione di fondo per cui tutti gli stati del socialismo reale, come un birillo che veniva lanciato, scadevano uno ad uno. Ed è per questo che noi ci rifacciamo anche alla storia italiana, perché il Partito Comunista Italiano di Gramsci, se voi pensate come finisce, se prendessimo la parte più grande, quella che resta e che si porta a Renzi e Zingaretti, Gramsci si rivolta nella tomba
Ma se voi guardate, a parte i tentativi di mantenere aperta l'ipotesi comunista in Italia con rifondazioni, i comunisti italiani, la storia grande sta lì. E com'è possibile che si è arrivati da Gramsci a Renzi? È stato possibile, perché come in una foglia di carciofo, poco alla volta, si è tolto la prima parte, la seconda, la terza, siamo arrivati all'inizio a mettere da parte i resistenti, quelli che avevano fatto la resistenza, a cambiare i gruppi dirigenti, sto parlando di persone in gamba, figurarsi, poi si è teorizzato l'inteorizzabile, l'eurocomunismo. Che fine ha fatto l'eurocomunismo? Una terza via non esiste, sono fallite le socialdemocrazie, l'eurocomunismo ha lanciato un balbettio, ma è servito a far cadere quel meccanismo, l'eurocomunismo, l'idea che la democrazia sia un valore universale. Quale democrazia? La democrazia borghese? Ma vi rendete conto i risultati della caduta di quel blocco, pur revisionato, pur stagnante? Se oggi ci fosse l'Unione Sovietica, ci sarebbe certamente la DDR. Se oggi ci fosse l'Unione Sovietica, non ci sarebbe quello che è accaduto in Bolivia, non ci sarebbe quello che è accaduto in Cile, non ci sarebbe quello che sta accadendo in tutte le altre parti del mondo, dal Donbass alla Siria alla Libia. E poi voglio proprio dirla a questi signori sovranisti che ci sono qua in Italia. Quando c'era il muro di Berlino, c'era l'articolo 18. Quando c'era il muro di Berlino, non c'era la globalizzazione capitalistica, che è quella che oggi schiaccia verso il basso tutti i popoli. Quindi c'è un contrappeso, c'era un contrappeso. Ma noi non siamo nostalgici di un passato. Noi siamo sicuri che quelle idee sono oggi ancora più attuali che in quel passato, e perché proprio grazie alla tecnologia e alla scienza oggi potremo davvero costruire una società in cui lavorano tutti, si lavora meno e si vive meglio. La traduzione di queste tre formule è il socialismo, e cioè una società dove chi produce davvero la ricchezza del paese se ne è in possesso, i lavoratori, che siano loro a decidere cosa produrre, quanto produrre, dove produrre, come produrre. Ed è su questa falsariga che noi stiamo dentro questo dibattito, oggi. E siamo gli unici, pensate a una sinistra vergognosa, a una sinistra che sta dentro il mainstream della globalizzazione capitalistica, sposando qualunque fandonia venga fatta, anche storica, non solo quella dell'equiparazione nazismo-comunismo, che significa mettere sullo stesso piano gli aggrediti e gli aggressori, cancellando la storia. Hanno cancellato 10 anni di storia, hanno cancellato la storia della guerra civile in Spagna, si sono dimenticati che Hitler aveva annesso l'Austria e la Gran Bretagna e la Francia tacevano, si sono dimenticati che Hitler aveva operato l'annessione dei Sudeti e Francia e Gran Bretagna tacevano, si sono dimenticati che nel 1938 alla conferenza di Monaco Chamberlain e della Die andavano a stringere la mano a Mussolini, Ciano e Hitler, si sono dimenticati di tutto per parlare male di cosa? Dell'unico meccanismo economico, politico, sociale che può battere, l'idea del comunismo. Ed è su questa idea che noi partecipiamo senza temere alcun confronto con tutto questo mainstream. È un'onda altissima che colpisce le coscienze, che colpisce il senso comune. Ma come vediamo da questa sala, ci sono degli uomini e delle donne che sanno ancora ragionare con la testa loro. Ed è per questo motivo che abbiamo, io personalmente ho aderito molto volentieri a questo invito di presentazione del libro, su cui spero potremo dire anche delle cose in seguito, perché è solo con momenti come questo che dalla storia si costruisce un'ipotesi per il futuro, perché senza la memoria non c'è futuro.